Sembrerebbe così, come si dice, una sorta di banco prova, insomma, per vedere se c'è ancora gente che ti ama, ti vuole bene e che ti vuole seguire. Non la mettere così che mi emoziono. Ogni campagna elettorale è un banco prova, diciamo i politici, quello che spesso la gente dimentica, no? Quando contesta la politica, i politici sono l'unica categoria di lavoratori, tra virgolette, che sono soggetti periodicamente a una verifica, cioè non c'è un politico che è assunto a tempo indeterminato. Abbiamo l'obbligo, diciamo, di confrontarci col corpo elettorale per chiedere la verifica, no? Se abbiamo fatto bene saremo premiati, se abbiamo fatto male saremo cacciati, per cui quando la gente protesta, capisco le ragioni della protesta, attenzione, però non c'è migliore modo, diciamo, di giudicare la politica che come l'espressione del voto, insomma, non ne conosco altre. Senti Francesco, abbiamo chiesto, ma un Francesco che va in Europa, se riuscirà questo tuo progetto, significa allontanarlo dalla Sicilia in qualche modo? No, significa avermi più presente e soprattutto più operativo, perché oggi un parlamentare europeo può fare molto di più per la Sicilia di quanto non possa fare un parlamentare regionale di minoranza come sono io in questo momento, perché la Sicilia oggi è terreno di crocetta, di coltivazione di crocetta, e un parlamentare opposizione può fare molto meno. Oggi le leve del potere, le risorse sono in Europa. Un parlamentare siciliano attento può fare molto di più per la Sicilia di quanto non possa fare un parlamentare regionale. Senti, per i giovani qual è il progetto che si potrebbe portare? Oggi ormai i giovani non hanno futuro in tutte le loro, diciamo, particolarità, anche nel mondo politico, insomma, non c'è più un tirare fuori giovani emergenti e metterli nel campo della politica e farli lavorare con serietà. Devo dire che negli ultimi anni, grazie a Dio, c'è un ritorno alla politica, al di là dell'antipolitica ovviamente, ma se tu vai in Parlamento nazionale o anche in Parlamento regionale o anche nei consigli comunali, si è abbassata notevolmente l'età media, anche la regione, l'età media è di 40 anni, mentre fino a qualche anno fa l'età media è molto più avanzata, ma al di là di questo l'unica cosa che bisogna fare per i giovani oggi è impegnarsi fino allo stremo delle forze per trovare possibilità di lavoro. Oggi in Sicilia quello che chiede il giovane, al di là della politica, è il lavoro. Allora l'impegno della politica tutta, della politica però che, come dire, che vuole dare risposta, non si accontenta di alimentare la protesta, è quello per creare le condizioni di sviluppo di questa terra affinché si possa invertire il percorso virtuoso e portare occupazione in Sicilia. Un po' di gente c'è. Meno male, meglio così. Questo era il test a cui facevi riferimento. Se questo è il test, allora va bene così. Bisogna combattere sempre, per far arrivare i risultati. Ma per un militare come me, combattere è una cosa normale. Io dico sempre. Forse piacevole, no. No, piacevole no, perché si combatte sempre a fin di bene, per cercare di dare e perseguire quel bene comune per i cittadini che in questo momento stanno soffrendo. C'è questo disaffezionamento alla politica e noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far tornare l'amore per la politica, schierando persone serie, persone che comunque si prodigano con impegno e dedizione nel cercare di perseguire il bene dei cittadini. Francesco Casci, grande banco di prova, è un'elezione particolare, molto astensionismo, e noi dobbiamo cercare di andare a catturare tutti quegli elettori che purtroppo si sono allontanati dalla politica. Perché? Perché ci sono stati degli errori gravi, madornali. Il bene dei cittadini, Francesco, questo è quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo combattere e dobbiamo cercare di portare a casa non il risultato per noi stessi, ma soprattutto per la nostra nazione, più Sicilia in Europa. Io penso che questa candidatura sia una grande opportunità per la città di Palermo e per il comprensorio. Un uomo di grandi principi che può rappresentare questo comprensorio in Europa, un'Europa che qualcuno dice che oggi non serve, ma non è così, perché oggi molte delle economie che vengono spese nella nostra Italia sono frutto di finanziamenti della Comunità Europea, quindi un grande raccordo di un grande uomo, di un personaggio politico che si è speso in questi anni per la Sicilia. Oggi può anche spendersi in un contesto di raccordo fra la Sicilia e l'Europa, in un momento sicuramente difficile dove servono uomini di grande competenza, dove servono persone serie, dove servono persone che possono fare l'interesse della comunità. Di giovani se ne parla molto, ma in senso negativo, insomma, non arrivano risultati da ogni settore, figuriamoci anche quello politico, poca fiducia verso i giovani. Sì, devo dire che il nuovo centrodestra inverte un po' questa tendenza, siamo una squadra
squadra giovane, a cominciare dal leader. Abbiamo esponenti di primissimo piano, sono giovanissimi, Ciccio Caccio uno di questi, c'è Simona Vicari, sono tantissime persone già con tanta esperienza. Quindi per quello che riguarda il nostro partito la tendenza è invertita. Dalle altre parti purtroppo si continua ad andare appresso a gente oramai navigata, che rispettiamo sotto ogni profilo, ma che credo che non abbia più nulla da dire dopo 40 anni, 30 anni di politica sulle spalle. Francesco in Europa significa perderlo alla Sicilia? Francesco in Europa è una grande conquista per la Sicilia, perché il lavoro di Francesco in Sicilia lo conosciamo, ne conosciamo la qualità, sono assolutamente convinto che Francesco in Europa non potrà essere che un ponte ideale tra la Sicilia e l'Europa, tra le risorse che l'Europa può trasferire in Sicilia, e quindi con questo la Sicilia può soltanto crescere. Oggi c'è il test di prova di Francesco Cascio su questi europei dal punto di vista della partecipazione, se così si può definire. No, ma il test non è oggi, se lo fermi soltanto ad oggi mi pare un test riduttivo, sminuisce quello che invece è la battaglia politica che stiamo andando a fare, chiaramente insieme con Ciccio Cascio, con Angelo Alfano, con Renato Schifani, per quello che è il primo appuntamento elettorale del nuovo centrodestra. Questa è una partita importante perché Schifani e Alfano, insieme con tutti noi chiaramente, hanno deciso di costruire un nuovo contenitore, un progetto politico che è quello di un popolo moderato. E io dico meno male che hanno fatto quella scelta, perché credo che oggi, dopo aver visto tanta gente che sta avvicinando, che crede in questo progetto che chiaramente ha gambe e testa e anche futuro, credo diventi un fatto importante. È chiaro che l'appuntamento del 25 maggio è importante perché è il primo appuntamento del centrodestra dove noi ci misuriamo con i consensi, con i voti. Fino ad oggi sono state fatte assemblee, mega manifestazioni, il congresso nazionale è importante. È chiaro che il 25 trarremo i primi dati, che saranno sicuramente positivi, di quello che è il lavoro che si è fatto in questi 4 mesi di costruzione del nuovo partito. È un partito piccolo ma è energico, è un partito che ha progetto a gambe, a testa. Io sono convinto che sarà un risultato straordinario il 25 sera, chiaramente cioè insieme con Ciccio Cascio. E sembrerebbe insomma un test di prova quello di Francesco Cascio oggi qua al King. Francesco è uno che ha tenuto sempre il rapporto col territorio, quindi ritengo che sia una bella esperienza, una bella candidatura quella per le europee, naturalmente. Dico, credo che abbia tutte le capacità per seguire bene in Europa e secondo me c'è tanto da fare. Non può essere il deputato regionale che va un giorno alla settimana a Bruxelles, in Europa, deve essere un contatto continuo. Credo che Francesco ci abbia una bella struttura per poter tenere anche questo rapporto, perché credo che dall'Europa, questa Europa bisogna anche usarla, bisogna anche sfruttarla. Perché vi definite piccolo partito? E non è vero che è localizzato in Sicilia, perché vedo che c'è tanto entusiasmo da parte di tutte le regioni d'Italia. Presidente, dimmi la verità, ma Berlusconi vi manca un poco? A me no, sicuro, devo dire, perché non, negli ultimi anni evidentemente non mi riconoscevo in quello che erano i suoi ideali e quelli che sono i suoi generi di vita. E Francesco Cascio è una delle persone indicate che può dare veramente la sua forza nel nuovo centrodestra, facendo capire che ha una grandissima squadra alle sue spalle, dove può dare il meglio di se stesso e dove può dimostrare tantissime cose. Noi crediamo nel progetto del nuovo centrodestra e quindi crediamo anche in Ciccio Cascio, perché Ciccio è una persona pulita e trasparente, l'ha sempre dimostrato, che è una persona che sa fare politica, è una persona che mette sempre la faccia alla politica e a confronto della gente, dando sempre i migliori risultati. Se c'è tantissima gente oggi alla sua apertura della sua campagna elettorale, questo sta a dimostrare che è una persona seria e che dà tantissimo nel campo politico e poi anche a livello di panorama cittadino, che dà sempre meglio di se stesso. Francesco deve ritornare e lo penso vincente alla grande. Quindi i risultati arriveranno, dici? Arriveranno. Speriamo che arrivi un nuovo progetto, perché io penso un nuovo progetto per questa Unione Europea. Che cosa? Che quando ci saranno le calamità, i terremoti, non è che li deve pagare l'Italia, deve pagare l'Unione Europea con i soldi che stampano. Alla faccia nostra stesso. No, alla faccia nostra. No, perché l'Unione Europea è importante, quindi quando ci sono calamità e terremoti automaticamente deve pagare l'Unione Europea, non l'Italia o la Francia dove ci sono queste calamità. L'Unione Europea serve a questo, per tutelare i paesi. Per tutelare i paesi, ma adesso abbiamo speso noi e quindi ci troviamo in difficoltà. Molte aziende hanno chiuso nel nord per i terremoti,
esempio Aquila, poi c'è stato l'alluvione lì a Roma, molte persone sono state abbandonate dall'Europa. Sempre in prima linea. Sempre in prima linea, mi ha chiamato l'onorevole Cascio che cerca elementi giovani, giovani soprattutto di idee. Ecco, le idee non devono essere più idee della vecchia politica, ma idee che possano essere concrete in poco tempo. Un'Europa che sia più vicina alla nostra città. Non abbiamo più tempo per dire, ma soprattutto per agire. Ecco, speriamo che con questo messaggio oggi la città di Palermo possa avere quell'entusiasmo che in effetti è venuto a mancare. È stato un periodaccio per voi, la famiglia Cascio insomma ha sofferto di un po' di cosa. Ci siamo privati di niente. Non vi siete privati di niente, no. Però adesso insomma l'affetto di tanta gente lo si vede con è questa bellissimo. Presenza di domenica, è una bellissimo. Domenica particolare, è vero? Una domenica particolare che ci preoccupava anche nella scelta della data, ma era l'unica possibile. E oggi vedere tanti amici e tanto affetto ci conferma che abbiamo fatto la scelta giusta e che Ciccio ha fatto la scelta giusta. Senti, puntare su Ciccio Cascio per l'Europa non significa un po' perderlo in Sicilia? Perderlo sicuramente per me. Dal punto di vista fisico sicuramente. Ma è un grande acquisto per i suoi elettori. Un bacio, un messaggio d'affetto a Francesco con i tuoi auguri per questo impegno insomma che lo aspetta nei prossimi mesi. Come sempre siamo con te, noi, io e i tuoi figli.